dovranno sostenere un grande ponte d'acciaio. Per questo le fondazioni per i piloni del nuovo ponte della variante di Manesseno sono state sottoposte a complesse e rigorose prove di calcolo. Le abbiamo seguite e proviamo a raccontarne i dettagli con gli esperti del Dipartimento di Ingegneria Civile, Chimica e Ambientale dell'Università di Genova e del responsabile dei collaudi dell'opera. Siamo arrivati a una fase operativamente molto importante per la nuova variante di Manesseno, le prove di carico per i piloni del ponte. Siamo con l'ingegnere Gemme, che è il collaudatore di queste prove di carico. Perché sono importanti, ingegnere, e quali finalità hanno rispetto alla realizzazione dell'opera? Ma le prove di carico sono importanti perché attestano la corrispondenza dell'opera eseguita a quanto richiesto dal progetto. La finalità di queste prove di carico è appunto quella di dimostrare che il palo ad un carico pari a quello di esercizio e poi successivamente spinto sino a una volta e mezzo circa, quindi 80 tonnellate, come carico di collaudo non collassa e quindi il sistema di palo terreno resiste. Su questi pali dobbiamo tenere presente che poi vengono eseguiti i plinti di fondazione sopra il quale vengono nello specifico qui una pila e in quella zona lì una seconda pila. Il test misura le risposte di un palo metallico inserito nel fondo dell'alveo alle sollecitazioni progressive di un potente martinetto idraulico, sino a oltrepassare il carico previsto per la fondazione del pilone. Il martinetto esercita la forza su una putrella di ferro e la reazione di contrasto lo fa premere sul palo. Un telaio di legno fissato con quattro grossi blocchi di cemento è la struttura d'appoggio dei sofisticati sensori, cilindri metallici che captano tutti i dati delle prove, misurando pressione e spostamento. La domanda essenziale in questi test, spiegano i tecnici, è quanto vale lo spostamento del palo in funzione di un valore noto di carico? La risposta è affidata a un sistema digitalizzato in cui i sensori, o meglio trasduttori, convertono la forza del martinetto e le risposte del palo in segnali elettrici, registrati su file con la massima precisione. Questa scatola sostanzialmente ha la funzione di raccogliere i segnali di tutti i trasduttori elettrici. E questo cavo serve per collegare la scatola al computer e nel computer avviene appunto il trasferimento dei dati digitali dalla scatola appunto al computer stesso. In una successiva fase verranno questi dati elaborati. Durante la prova verranno impostati diversi valori del carico e in funzione di questi valori noti del carico si registreranno i corrispondenti valori degli spostamenti. Verranno realizzati dei cicli di carico, di scarico e carico e in funzione della loro configurazione si giudicherà della bontà del sistema palo-fondazione che è appunto oggetto dello studio. Un sensore di pressione misura la forza e 12 lo spostamento, ossia di quanto si abbassa il palo rispetto alla forza esercitata. Sensori, abbiamo detto, sia di pressione che di movimento. Esattamente, come ha illustrato il collega estesamente, l'obiettivo della prova è riuscire a capire la capacità del carico di sopportare, cioè del palo, scusate, di sopportare il carico previsto in fase di progetto, che anzi in questo caso è incrementato del 50% rispetto a quello che il palo subirà in fase di esercizio e soprattutto misurare quanto questo carico, quanta deformazione genera questo carico, in realtà quanto spostamento, per usare un termine un po' più preciso dal punto di vista ingegneristico, genera sulla testa del palo. Non è così semplice perché le forze in gioco non è un palo molto grosso, ma anche in questo caso dovremo arrivare a un carico massimo di 80 tonnellate, che sono equivalenti di un'ottantina di utilitarie di media dimensione, quindi cioè comunque sono forze non trascurabili. Questo è solo uno dei pali da fondazione che poi serviranno proprio per dare supporto al ponte in progetto. Le prove di carico sono una tappa fondamentale per i lavori della variante alla provinciale 2, un'opera da 3 milioni di euro, cofinanziata da Regione e Provincia, che completerà con il nuovo ponte e un tratto di collegamento la strada realizzata sulla sponda sinistra del Sardorella e libererà l'abitato di Manesseno da tre quarti del traffico attuale. È attesa da molto tempo e
questa strada sulla sponda sinistra del torrente potrà diventare finalmente la variante della provinciale 2 di Sant'Olcese con un nuovo ponte che sta realizzando la provincia, cofinanziato da Regione e Provincia. Ingegnere Belfiore, lei è il direttore dei lavori. Com'è, diciamo, com'è stata fatta, com'è concepito il progetto di quest'opera? Ma il progetto di quest'opera è concepito con un ponte di circa 70 metri, perché sono tre campate da 22 metri, e un pezzo di strada che ci conduce fino al cambio di comune, perché sulla sponda a sinistra abbiamo il passaggio del comune, dei limiti comunali tra Genova e Sant'Olcese. Quindi praticamente con 150 metri noi eliminiamo circa 700 metri, mi va la memoria, di strada provinciale. Quindi si riduce moltissimo il traffico e quindi anche il caos per gli abitanti di Manesseno. Certo, la logica è quella che il traffico che dovrebbe superare Manesseno, quindi che riguarda tutte le abitazioni o tutto il territorio a monte di questa zona, dovrebbe saltare l'abitato di Manesseno, per cui dovremmo avere una drastica riduzione di traffico. 70 metri circa la lunghezza di questo ponte diagonale, con che carreggiata? Sono due corsie da 3,50 più una banchina e un marciapiede di collegamento tra le due sponde. Qui siamo al momento delle prove di carico per le fondazioni, poi delle pile del ponte. Quando si prevede che il ponte sarà armato? E allora, adesso dobbiamo ancora fare, stiamo facendo le prove sulle fondazioni profonde. Quindi quando avremo le pile in opera effettivamente, allora potremo iniziare a pensare di vedere arrivare il ponte in acciaio. Ora, se tutto funziona, diciamo che prima di Ferragosto dovremo già iniziare a vedere le pile, poi verso settembre arriverà il ponte, o perlomeno, questi sono i tempi, perché quando abbiamo le pile iniziano a dar l'ordine al ponte l'acciaio, perché sono tutte travi saldate fatte sul momento, per cui dovranno essere preparate apposta.